Salve a tutti amici e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi, come avete visto, mi trovo in padule. Volevo venire a fare un misto trekking, però il mio istinto mi ha detto di lasciar perdere e infatti non mi sbagliavo perché la strada qui c'è la variante anche della Francigena, ma è impraticabile perché questo fiume qui è salito talmente tanto che è straripato e è andato a finire proprio dove sto camminando io, più avanti. E quindi, come ho detto anche un'altra volta, è un po' rischioso anche se ti metti gli stivali, perché non sai se dove stai camminando, essendo che l'acqua non è bella trasparente e limpida, non sai se sotto di te c'è il terreno o c'è un avvallamento e quindi di conseguenza scivoleresti e vai giù. E poi si sa, nell'acque palludose è facile anche sprofondarci perché c'è tanta tanta melma e non è una cosa fattibile. Faccio un giretto, comunque è bello qui scattare delle foto perché è veramente spettacolare, c'è l'effetto doppio. Cioè, vale a dire quello che vedi nella fotografia in alto, lo vedi anche in basso. Però mi sembra di aver detto anche troppo, lancio la sigla e buona visione. Questo è quello che vi dicevo, l'effetto, cioè praticamente la casa si vede rispecchiata in questo laghetto artificiale, perché in verità non è neanche un lago, ma è un campo di Gran Turco. Solo che d'inverno diventa così. Mi sa che non è stata una buona idea mettere questa direzione come variante della via Francigena, perché o la fai di d'estate, quando l'acqua di questo fiume s'abbassa, oppure niente, è impossibile perché non so se riuscite a vedere, avanti a me c'è parecchio, c'è un bel pezzo di tratto tutto allagato. Impossibile da attraversare. Io non l'attraverserei neanche con gli stivali perché, come ho detto prima, non è tanto, è un po' rischioso. Oggi ottima, ottima, ottima giornata. Cos'è quello? Un pallone? Sì, che sicuramente non è stato lanciato qui, ma galleggiando è arrivato fino a un padule. Infatti tutto quello che viene buttato nei fiumi arriva in padule e poi successivamente arriva al mare. Ho visto cose strane, io ho visto una volta, mi sembra che erano gli anni 90, mi trovavo a Marina di Pisa e ero in pratica dove c'è l'Arno che sfocia nel mare. C'era una bombola del gas, quella che si usa in cucina, che galleggiava. E quindi pensate voi come deve essere malata la mente umana. Cioè, vai a lanciare. Cioè, non è che c'è finito da solo una bombola del gas nel fiume. Qualcuno se n'è sbarazzato, ma vabbè, che spettacolo, ragazzi, qui. Veramente tanta roba. Ora arriverò fino là dove c'è l'acqua e torno indietro perché oltre non si può andare. Veramente bello. Meno male che non sono venuto oggi con l'intenzione di fare questo tratto. A parte, vabbè, facevo l'altro, potevo fare la variante, quella che va a Ponte a Cappiano. Questa invece è la variante che va a Fucecchio.
diretta, perché anche quell'altra che vai a Ponte a Cappiano, poi successivamente vai verso Cusecchio. Devono essere due deviazioni, non so con precisione perché non l'ho mai fatta. Mi sarebbe piaciuto farla, ma purtroppo bisogna indovinare sempre il periodo giusto. E questo non mi sembra affatto il periodo giusto per fare questo tratto. Come potete vedere qui, tutto pieno di barchini. E qui, come potete vedere, inizia il tratto tutto allagato. Sento anche il profumo di pesce. Sento il profumino, pesce fresco. Deve essere pieno, qui dentro. E qui si infrange il sogno di ogni camminatore. Sì, qui è un po' abbastanza trasparente. Qui si è allagata, ragazzi, perché un po' qui è un po' il fiume è diventato tutto un tratto. È un casino. C'era il modo, però, se arrivavano a capirlo prima. Qui bastava farci un ponticino, anche in legno, pulire tutto lassù, invece che far camminare qua, camminare là sopra. Là sopra non si allagava mai. E arrivavi fino in fondo dove dovevi andare. Invece così, niente. Qui è profonda, qui sotto è profondina. Chissà che era questo stabile, i mattoni. Qui c'è un porto e sicuramente sarà anche allagato anche nella zona del Casin del Lillo. Ho sempre da andare a fare una gita da quelle parti lì. Sono stato invitato da un amico che lo gestisce insieme ad altre persone, però non ho mai avuto tempo di andarci. Non è male, eh. Adesso ho anche lo smartphone che resiste all'acqua. Ora è chiaro, devo sempre stare attento che non mi caschi dentro, perché se mi casco in queste acque qui. E lo lascio, cioè non è che lo posso, mi tuffo, andare a riprendere. Chissà com'è profonda qui l'acqua. Sarà minimo 10 metri. Forse qualcosina meno. È una figata allucinante camminare da queste parti. Veramente fantastico. Altre volte ci beccavo sempre la nebbia. Anche quando feci i primi test di questo Samsung S20 File Edition, trovai la nebbia e non era un bel test, ma però vabbè, in quel caso stavo registrando in 4K a 60 frame al secondo, mentre oggi sono sempre in 4K, ma usando il grandangolo sono sui 30 frame al secondo. Beh, ragazzi, direi che questo video termina qua e vi annuncio che il prossimo sarà una figata. Non vi dico niente, non vi dico se è trekking, se è un vlog, comunque vi dico che è una figata. E niente, se vi è piaciuto anche questa soluzione di video, vi invito a lasciare un bel like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Ciao ragazzi e a presto.